Uccia, a questo punto ho un bel bombolotto qui, sarebbe di domandartela proprio. A questo punto già ho fame di sapere come faccio ad aprire la mia partita IVA. Mi dici quali sono i passi in sequenza? Assolutamente, assolutamente. Se dunque abbiamo cominciato con le prestazioni occasionali, superiamo i 5.000 euro, abbiamo necessità di aprirci la partita IVA. Abbiamo anche qui due opzioni. La prima è quella relativa appunto ai consulenti, ai professionisti del web, chi vive di consulenza. Vediamola. Sostanzialmente i passi sono tre. Sono tre anche qui. Dobbiamo richiedere un PIN code all'Agenzia delle Entrate, presentare un modello di attribuzione di partita IVA dove appunto chiediamo questo benedetto numero all'Agenzia delle Entrate e quindi iscriverci alla gestione separata dell'INPS. Possiamo vederli più nel dettaglio se sei d'accordo, Robin? Sì, mi fai vedere questi passi uno per uno? Saresti così gentile? Assolutamente, assolutamente. Dobbiamo andare, quindi come dicevamo all'inizio, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, ecco, lo vediamo, come registrarsi ai servizi entrate del fisco online. Noi in questo momento siamo delle persone fisiche, dei soggetti privati, senza una partita IVA. Ricordatevi che dovete iscrivervi al fisco online. Quindi, su questo link troverete tutte le informazioni, che vi guideranno passo dopo passo alla richiesta del PIN code. È un'operazione estremamente semplice. Il PIN code vi arriverà quasi immediatamente a casa tramite email e avete fatto il primo passo. Benissimo, passo numero 2. Passo numero 2. A questo punto dobbiamo compilare un bel modello, il famoso modello di attribuzione del numero di partita IVA, il modello con il quale sostanzialmente comunichiamo all'Agenzia delle Entrate che abbiamo iniziato a lavorare e che abbiamo assolutamente intenzione di farci pagare. Ecco qui, ti ringrazio per aver aperto questa facciata. È importante perché qui vediamo sia il modello, che è quello che vedete in alto a tutto, la A9/11, e sia le istruzioni per la compilazione. Anche qui l'Agenzia delle Entrate si è premurata di scriverle in maniera, devo dire, abbastanza semplice, quindi non ci sono delle grosse complicazioni o ci si può pensare a delle cose fiscali particolarmente complesse, perdonatemi, ma passo dopo passo veniamo guidati nella compilazione del modello. Benissimo, a questo punto ho completato i miei passi o ce ne manca ancora uno? In realtà ne manca ancora uno. Abbiamo comunicato quello che dovevamo comunicare all'Agenzia delle Entrate. Però dobbiamo iscriverci alla gestione separata dell'INPS perché dobbiamo versare i nostri bei contributi. A questo punto, anche qui il percorso da fare è triplice. Dobbiamo richiedere un nuovo PIN, sempre perché noi ci muoviamo solo sul web, quindi abbiamo bisogno, eccolo qui, vedete in basso a sinistra, leggiamo richiedi PIN. A quel punto si inserisce il codice fiscale. Non so se puoi per favore cliccare su richiedi PIN, così lo facciamo vedere direttamente. Eccolo qua, ti ringrazio. Perfetto. Come vedete, inseriamo il nostro codice fiscale, diciamo se siamo italiani, insomma, o residenti all'estero, linea di massima italiani, e poi continuiamo con il servizio. Dopodiché, anche qui, l'attribuzione del PIN è pressoché immediata, come per l'Agenzia delle Entrate. Ci daranno il nostro bel PIN e io con quel PIN potrò accedere a tutti quanti i servizi online messi a disposizione dall'INPS. Sì, la domanda è chiara, ti ringrazio. Allora, sono sostanzialmente quattro i modi in cui possiamo operare: o tutto per via telematica, con la richiesta di quei PIN code di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi uno ce lo dà l'agenzia e un altro ce lo dà l'INPS. Con questi due PIN code noi possiamo fare tutto quanto online, seguendo i passi che abbiamo descritto fino ad adesso. Oppure, metodo tradizionale, ce ne andiamo presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e presso lo sportello dell'INPS, richiediamo i moduli e facciamo tutto lì. O ancora, punto numero 3, una bella raccomandata con avviso di ritorno. O 4, se posso permettermi, ovviamente, ve ne andate dal vostro commercialista che saprà sicuramente come indirizzarvi. Benissimo, cerco di riassumere. Adesso